Così vorresti sentire una storia, eh? Un'epica avventura nello spazio. Ah, sei nel posto giusto. Ho proprio quello che fa per te. La mia storia comincia qui, sullo sperduto pianeta di Pandora. Ciao per tutti, io sono Ciamba e in questo video vi parlerò di Borderlands 3, dandovi le mie impressioni su quelli che secondo me sono i pregi e i difetti di questo titolo. È da lontano 2012 che stiamo aspettando un altro capitolo di Borderlands e adesso ce l'abbiamo fra le mani, ma grazie a Gearbox e 2K che ci hanno tenuto il morale alto grazie alle remastered del primo Borderlands, la Handsome Collection che conteneva Borderlands 2 e Borderlands Pre-Sequel con tutte le espansioni, ci siamo tenuti impegnati aspettando il terzo capitolo. Le peculiarità di Borderlands che ci hanno tenuto incollate allo schermo sicuramente sono la grafica in cel shading, lo shooting divertentissimo, la possibilità di personalizzare il proprio personaggio in base alle proprie preferenze e l'humor fuori dalle righe. Tutte caratteristiche che ritroviamo anche nel terzo capitolo di Borderlands. Io lo sto giocando, non l'ho ancora finito, avrò passato in compagnia di questo gioco 20 ore circa, ma posso già darvi il mio giudizio e fare una recensione di quello che è Borderlands 3. Il titolo ci lancia direttamente al centro dell'azione tramite la intro, sfacciata e irriverente, ci porta alla scelta dei nuovi 4 cacciatori della cripta. Saranno Zane, Moose, Flack ed Amara, la nuova sirena. È stato implementato l'elemento RPG, rendendo più profonda la personalizzazione dei 4 personaggi. Infatti, oltre ai 3 classici rami dell'abilità, ci saranno delle abilità supplementari che si sbloccheranno investendo un determinato numero di punti per livello in uno dei rami che abbiamo scelto. Avremo la possibilità di rendere più unica, così in questo modo, la nostra abilità d'azione, le nostre super abilità, potendola personalizzare un po' come ci pare, in base al nostro stile di gioco, alla preferenza che abbiamo nella squadra. Un esempio che vi posso fare è quello del personaggio che io sto utilizzando, che è Moose, l'artigliera. Ha la possibilità di far apparire un mech che possiamo controllare. Possiamo usare per esempio una minigun insieme a un lanciafiamme, una railgun insieme a un lanciagranate. Possiamo mettere delle sottoabilità, come per esempio poter usare la minigun sparando dei colpi congelanti o dei colpi esplosivi, o rendendola più efficiente nel tempo sprecando meno benzina del mech. Insomma, potete sbizzarrirvi un po' come vi pare. Uno dei punti di forza di questo capitolo è sicuramente una narrazione più accurata. Abbiamo visto la differenza tra il primo e il secondo Borderlands e il pre-sequel, dove c'è proprio una differenza e una crescita nella serie che fa spiccare la caratterizzazione dei personaggi e dà sfondo a quello che è la storia di Borderlands. Il lavoro in questo capitolo è accuratissimo, anche se con degli alti e dei bassi. Ormai il genio non si può superare. Vi ricordate Jack il Bello? Anche qui i due villains hanno un'ottima caratterizzazione, anche se con delle forzature nelle battute. Solo di missioni principali il gioco ci dovrebbe dare un'esperienza di 35 ore, mentre si allungherà grazie alle missioni secondarie, easter egg e boss segreti che troveremo in giro per le mappe. Dico mappe perché in questo capitolo non si giocherà solamente su Pandora, che è il pianeta dove abbiamo vissuto tutte le avventure di Borderlands, ma viaggeremo attraverso lo spazio per cercare le diverse cripte che saranno sparse nei diversi pianeti. Cambieranno così le persone, i personaggi, le ambientazioni soprattutto, e la possibilità di usare diverse veicoli, non vi dico altro perché sennò spoilerò e poi la gente mi picchia. Uno dei meriti che viene dato sicuramente a Borderlands 3 è l'ottimo doppiaggio in italiano, se non pazzesco. L'ho sempre trovato ottimo a partire dal secondo capitolo di Borderlands, ma in questo spicca maggiormente con dei doppiatori di altissimo livello. Vi do un consiglio: ascoltate bene la voce della ragazza, dell'antagonista, e fatemi sapere nei commenti se l'avete riconosciuta. Il gameplay di Borderlands rimane esattamente come lo conosciamo, ma con delle innovazioni che rendono moderno il titolo, nulla che non abbiamo già visto, ma che comunque mancava all'interno della serie. Infatti si avrà la possibilità di scivolare, di arrampicarsi, e questo rende molto più fluido il gameplay. Si avrà anche un approccio con un ambiente diverso rispetto agli altri capitoli, in cui infatti si potrà avere l'opportunità di interagire con lo scenario, quindi magari sparare a un tubo che fa sgorgare del petrolio per poi incendiarlo e dar fuoco a tutti i nemici che passeranno sopra di lì, oppure sparare a un gancio che farà cadere dei barili che faranno esplodere tutto. E dico tutto! Tutto questo si può affrontare in cooperativa sino a 4 giocatori nella stessa squadra.
In questo capitolo è stata implementata una nuova modalità, che è la cooperativa, che vi permetterà di vedere voi e unicamente voi il bottino. Si potrà scegliere anche la modalità classica di Borderlands, dove più giocatori, più bottino e più nemici, e tutti vedranno il drop. E qui vi spaccherete di botte e le migliori amicizie cesseranno di esistere. La colonna portante di Borderlands 3 è sicuramente lo shooting e il feeling con le varie armi, che in questo capitolo è stato ampliato, rendendo ogni arma che troverete unica nel suo genere. Infatti molte delle esse avranno una seconda modalità di fuoco, che porterà così ad una più vasta scelta di utilizzo da parte del giocatore. Ritornano anche i produttori delle armi che abbiamo già visto nei capitoli passati, con delle chicche in più. Ci saranno di nuovo vari elementi come l'incendiario, il corrosivo, l'elettrico, il congelante preso direttamente da Borderlands Pre-Sequel, e al posto della scoria è stato inserito il danno da radiazioni, che infetterà i nemici vicini, dando a voi la possibilità di fare più danno. Ovviamente l'elemento RPG fa da protagonista, infatti troverete le armi di diverse rarità, a partire dal bianco, verde, blu, viola e le armi arancioni, che sono quelle leggendarie, e qui hanno voluto dare spazio alle armi leggendarie rendendole più uniche che mai, infatti avranno degli effetti più evidenti e spettacolari. E questo vi darà la necessità di ricercare quel tipo di arma gonfiando di pugni più e più volte i vari boss, nella speranza di ottenerla fra le migliaia di armi create proceduralmente dal gioco, e quindi non troverete mai un'arma identica ad un'altra. Borderlands 3 è sicuramente un gioco che non vi porterà mai alla noia, infatti avrete l'opportunità di arrivare per adesso al level cap, livello 50, potete ricominciare più e più volte il gioco a difficoltà sempre più alta e sbloccare due nuove modalità. La prima sarà un'arena con orde di nemici e un boss finale, la seconda sarà la modalità Mayhem, che vi permetterà di salire con i livelli guardiano e sbloccare gli armamenti più potenti. Dovete farvi strada attraverso migliaia di nemici che in questo capitolo sono molto più intelligenti, hanno fatto un ottimo lavoro con l'IA, infatti i nemici adesso useranno le coperture, vi aggireranno, faranno dei gruppi, ma grazie alla vastità degli scenari avrete l'opportunità di gestire al meglio la vostra gunfight. Insomma, Borderlands 3 è una figata pazzesca. Per questo video è veramente tutto, io vi ringrazio per la visione, vi ricordo, mi troverete su Twitch a portare Borderlands 3, iscrivetevi, attivate la campanella se non l'avete ancora fatto per rimanere aggiornati con noi sul futuro di Borderlands 3, iscrivetevi anche ai nostri social che trovate in descrizione, un saluto da Ciamba e tanta guagna per tutti!